Sì, buongiorno, è in corso la Capigruppo appunto per chiedere, per decidere l'eventuale rinvio della discussione e del voto sul DDL Cirinna. Si andrebbe alla prossima settimana, il 25, sono qui con il senatore del Movimento 5 Stelle Maurizio Buccarella. Allora, si è parlato di uno sgambetto, di tradimento, la firmataria del DDL, la senatrice Cirinna, ha detto ho fatto male a fidarmi dei 5 Stelle, voi il vostro comportamento di ieri, come lo spiegate? Noi lo spieghiamo con la coerenza che credo ci ha sempre contraddistinti. Quando abbiamo visto in aula il ritiro di 4.500 emendamenti ostruzionistici da parte della Lega, quell'emendamento cosiddetto canguro a prima firma del senatore Marcucci del PD non aveva più senso di esistere, perché costringere i lavori parlamentari e un dibattito dignitoso di un Parlamento quando non viene più neanche l'esigenza contestuale, perché gli emendamenti non ci sono più, si tratta di votare 500-600 emendamenti, noi abbiamo detto, diciamo e diremo, ma votiamoli questi emendamenti. Il Movimento 5 Stelle c'è nel mantenimento del disegno di legge e relativamente all'articolo 5 la libertà di coscienza che è stata riconosciuta al nostro gruppo parlamentare si tradurrà in un numero di voti che sarà intorno a 2-3 colleghi del Movimento 5 Stelle. Quindi di cosa parliamo? Additare noi come responsabili di giochetti o di dietro fronte credo che sia ingiusto e non veritiero. Il Partito Democratico comunque addossa a voi la responsabilità e dice che all'interno di questi 580 emendamenti della Lega ci sono voti segreti e pericoli comunque per questo DDL. Voi siete convinti che si possano superare con i vostri voti, quindi la maggioranza PD, Movimento 5 Stelle potrebbe reggere alla prova del voto segreto? Noi abbiamo detto e continuiamo a dire che i nostri voti ci saranno e ci sono. Alla fine questo evento dell'emendamento Marcucci, per il quale ricordo, perché qualcuno vede in rete ha le idee un po' confuse, non si è ancora votato nulla, non è stato ancora votato nulla, questo emendamento ancora c'è, questo canguro, vedremo, secondo noi non è da votare più, ma votiamo gli emendamenti e magari il PD potrebbe esercitare la sua moral suasion nei confronti del Presidente Grasso per far sì che il numero dei voti segreti sia estremamente limitato, sarebbe auspicabilmente bello non averne affatto di voti segreti, in modo che in perfetta trasparenza e prendendosi ciascuno le proprie responsabilità davanti al popolo italiano, ognuno votasse ed esprimesse la propria posizione, così che l'additarsi come colpevoli o responsabili sarebbe un gioco passato e sarebbe molto più bello e chiaro per tutti. Però voi insomma volevate che il PD si trovasse da solo di fronte alle proprie difficoltà, che effetto vi fa trovarvi dalla stessa parte della Lega, della destra, di Forza Italia, di Area Popolare? Io penso che adesso noi non ci troviamo nello stesso lato dell'Area Popolare, Lega e altri, così come prima non eravamo alleati del PD. Noi come al solito prediligiamo un approccio pragmatico di disegni di legge, quelli che riteniamo condivisibili, per i quali abbiamo avuto un'indicazione dalla rete, noi li votiamo chiunque li proponga, non abbiamo mai fatto un discorso di appoggio o di doppio gioco. Non c'erano accordi sul Marcucci? Ma assolutamente no, a me risulta di no, cioè la situazione era questa, ci sono migliaia di emendamenti che continuano un atteggiamento ostruzionistico che da un anno e mezzo io per primo ho conosciuto in Commissione Giustizia, allora è bene che questo ostruzionismo sia tolto, annientato, mandato via, ma nel momento in cui l'ostruzionismo parlamentare non c'è più, mantenere un emendamento premissivo come quello Marcucci, che di fatto blinda con anche dei rilievi tecnici di ammissibilità che adesso non sto qui a esporre, non è un gioco chiaro e pulito nei confronti, secondo me, proprio di quei diritti civili, di quelle minoranze, che siano meno delle coppie omosessuali, che aspettano da 30 anni e più un provvedimento di questo genere. Se la legge dovesse naufragare, che cosa vi sentireste di dire appunto a questa gente? Ma io mi auguro che questo non accada. Se dovesse naufragare sarà veramente una bruttissima pagina per l'Italia e poi lì dovremmo vedere i voti come sono stati espressi. Ecco perché noi diciamo e sfidiamo tutti a votare in maniera trasparente, niente voto segreto, così non ci sarebbero i furboni che potrebbero indicare è colpa loro. Il PD ha una situazione di forte spaccatura, c'è la cosiddetta minoranza Cattodemma che ha le sue posizioni. Bene, quei 30 voti, che se sono 30 non so, che mancano al PD, noi stiamo dicendo da sempre che ci sono per far passare questo provvedimento. Dopodiché, se hanno altri problemi interni, non possono additare noi come causa di tutti i mali. Bene, ecco, vi restituisco la linea. Come vedete la situazione è in via di svolgimento.